recente la tendenza a consumare vini di bassa gradazione alcolica è aumentata tantissimo e c'è da dire che in un certo senso siamo nel posto giusto al momento giusto. Considerate che Albino Armani e in generale la famiglia Armani produce vini in zone d'altura praticamente da sempre. Quando leggete 1607 vuol dire che davvero la nostra famiglia era lì in montagna a lavorare in zone complesse, in zone difficili, in zone molto fredde veramente da tantissimo tempo. E nel bicchiere questo porta necessariamente una freschezza maggiore e anche una gradazione alcolica come conseguenza leggermente più bassa. E di conseguenza adesso il mercato finalmente è maturo per poter accettare vini che non siano necessariamente zuccherosi, che non siano estremamente legnosi, e la montagna in questo senso, la viticoltura di montagna è perfetta per sposare questo trend in questo momento. Attualmente siamo molto presenti negli Stati Uniti, in particolare con il Pinot Grigio della Val d'Adige, che è un prodotto estremamente popolare, estremamente fresco, ma che allo stesso tempo restituisce un'ottima narrazione dell'Italia e soprattutto di un certo modo di fare vino in zone fredde. E quindi gli Stati Uniti sicuramente sono un ottimo mercato per noi, un mercato in cui il target capisce il prodotto. Tantissimo è fatto anche nel Nord Europa, per la stessa ragione, quindi un mercato molto giovane, molto snello, in cui è molto divertente lavorare. E poi tantissima Europa, tra Germania, Austria, principalmente questi. Ultimamente il nostro target sta diventando sempre più giovane. Ci stiamo avvicinando a quella generazione che sta iniziando a scoprire finalmente adesso il vino, ma allo stesso tempo non vuole più concedersi dei vini che non abbiano una storia da raccontare. Quindi personalmente un target giovane che sia curioso, anche se non necessariamente super educato. Quindi dei wine lover, dei millennials in su sono estremamente interessanti per noi, anche se abbiamo storie da raccontare molto interessanti anche per le generazioni precedenti, ma è molto interessante vedere l'interesse per le generazioni più giovani. Vinitaly 2022 è estremamente euforico, a livello di business sta andando molto bene, l'euforia di rivedersi, ritrovarsi anche fuori da Zoom è tanta, è tantissima, e anche la possibilità di poter portare clienti importatori qui nelle nostre cantine. Noi abbiamo la fortuna di avere una bellissima cantina a Marano di Valpolicella e quartier generale Dolce, quindi possiamo portare i clienti lì, e già solo il poter raccontare non solo con del materiale a supporto, con dei video, delle call su Zoom, ma poterli portare lì o vedersi di persona cambia completamente le opportunità e il modo in cui loro percepiscono il brand e i prodotti. È un modo completamente diverso di fare business, è il modo giusto, secondo me.